Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show, show 124, e oggi siamo con Rebecca Gariboldi perché Alan è al Giro d'Italia a fare un po' di interviste, Rebecca lo sostituisce, spero bene, direi sì, dai, molto bene. Speriamo. Somiglia un po' ad Alan, no? No, no. No. Via con la puntata. Devi adesso devi dire l'istoria, quello dice Alan di solito. E io non ho l'autorizzazione, so è solo che si siede a destra che può dire lead story. E quindi, non possiamo fare cambio. No, devi dire tu lead story. Vai. Lead story! Posto, ho provato. Ah, non stai pure al giro, guarda. Le mie orecchie stanno benissimo, non ho dolori. No, allora, Rebecca Gariboldi, introduciamola un attimo, è un'atleta che si divide tra ciclocross, mountain bike e da poco anche ciclismo su strada. Sei del 96, giusto? Sì, 96. Sì, ancora giovanissima, hai fatto i mondiali Ostender ciclocross quest'inverno. E la puntata che volevamo fare, visto anche quello che stanno combinando Van Der Poel e Pidcock nel cross country, era un po' sulla multidiscipline e come poter pianificare una stagione con tre discipline differenti ottenendo buoni risultati, perché se guardiamo i due appena citati, hanno dominato nel ciclocross, ovviamente Van Der Poel dominato alla grande, ma Pidcock era subito lì dietro a lui e Van Aert e ha anche vinto. E gliel'ha anche suonate qualche volta. Su strada, Van Der Poel, fenomeno, ma Pidcock, primo anno da professionista, ha vinto la Freccia del Brabant, ha fatto altri risultati, seconda l'Amstel che forse l'ha anche vinta. Ma lì bisogna un attimo capire. Comincia la stagione cross country, Pidcock vince subito la prima, Van Der Poel la seconda su Pidcock, insomma, come si fa? Allora, il loro trucco io non lo conosco. Premettiamo che, ok, era multidisciplinina, ma diciamo che loro sono dei fuori classe, quindi secondo me se anche facessero una maratona vincerebbero anche quella. Infatti sì. il famoso post di Pidcock che corre, sì, lì boh, non si è capito, qualcuno dice ha fatto che un tempo. Sì, no, incredibile, cioè, però boh, si è montata un po' una polemica, dicono che non sia veritiero la tempistica diciamo data, però insomma, di base sono dei fenomeni, ecco, sì. Quindi sì, multidisciplina, però fenomeni, ecco, insomma. Gli altri, un po' più normali, che cercano di fare multidisciplina, significa che non è che oggi si svegliano e c'hanno voglia di salire mountain bike, vanno in mountain bike e domani salgono sulla bici da cross. Significa che si praticano più discipline, combinandole in maniera intelligente, per poter trarre da ogni disciplina un beneficio da poter poi applicare in altre discipline, ecco. Ma secondo te, in cosa ti senti di avere dei vantaggi rispetto magari a chi fa solo cross quando fai cross, visto che fai anche mountain bike strada, o viceversa in altre, come ad esempio nella strada, che vantaggi puoi avere avendo un background a cross o mountain bike? Allora, sicuramente sull'intensità, sul fuori giri, nel senso che ad esempio, faccio il mio esempio, quando ho corso il campionato italiano con le professioniste su strada 2 anni fa, non è stato un problema a livello di intensità. L'unico problema che ho riscontrato è stata un po' la distanza, però sul fuori giri assolutamente, non dico che non facevo fatica, ma quasi, cioè sono talmente abituata sì a andare fuori giri, cioè la mia vita è tutto un fuori giri, quindi non era un problema, ecco. Questo è fantastico, considerando la linea che sta prendendo il ciclismo moderno su strada, forse anche per merito e colpa di questi fenomeni, certo, qui che hanno alzato tantissimo l'intensità. Il vantaggio grosso è che l'intensità per aumentarla, insomma, è abbastanza complicato riuscire ad aumentare proprio la potenza per brevi periodi. Invece la resistenza è una cosa che si può sempre allenare. Si allena con l'età, addirittura cresce invecchiando, quindi diciamo che è una cosa che può favorire. Certo. Quindi, invece nel ciclocross, chiaramente io lo vedo, ad esempio paragonandomi a ragazze che magari praticano solo il ciclocross o che magari arrivano dalla strada, magari nella tecnica sei molto più avvantaggiato, ad esempio. Oppure un vantaggio grosso che ho è quando vado in mountain bike che ci sono situazioni di fango, perché io sono abituata a stare tutto l'inverno nel fango. Addirittura parlavo con una ragazza quest'inverno, tra l'altro una ragazza molto forte, Giorgia Market, che l'anno scorso ha vinto una tappa di Coppa del Mondo da Under 23 mountain bike, e nonostante la forma strepitosa lei è arrivata al campionato del mondo che era infangatissimo, e dice: ho avuto una prestazione molto sottotono e non ci sto, cioè nonostante io sia in forma non voglio arrivare in un'altra situazione così. E quindi quest'inverno ho fatto ciclocross proprio per poter allenare questa componente, e direi che poter trarre benefici da ogni disciplina è assolutamente positivo. Questo è il punto, secondo me, anche perché poi questa cosa si sta allargando, cioè sempre più persone se ne rendono conto. Tra l'altro gli esempi nuovi di persone che arrivano da altre discipline continuano a esserci. Attila Walter, Maglia Rosa, fino a qualche giorno fa al Giro arriva dalla mountain bike, certo, si è scoperto. Il terzo, dietro Van Der Poel e Pidcock alla gara di Coppa del Mondo, seconda prova, Mattias Flückiger, che era a Romandia su strada. Romandia. Quindi c'è un continuo interscambio e sembra proprio che
sono dei grossi benefici. La domanda che viene spontanea, soprattutto a chi ha un po' la mentalità di si è sempre fatto così, è giusto così, bisogna continuare così, quindi facciamo solo strada, facciamo solo pista, facciamo solo cross, ci possono essere dei rischi nel mischiare queste discipline? In che cosa bisogna stare più attenti secondo te? Allora, sicuramente bisogna stare attenti ai recuperi e a mettere il cerchiolino giusto nei momenti giusti. Non si può pensare di andare sempre forte tutto l'anno, perché o sei appunto un fenomeno come quelli citati prima, o se no bisogna mettere, chiaramente calcolare i picchi di forma nella maniera più corretta possibile. Personalmente negli anni ho visto che una cosa che mi aiuta molto è fare un bello stacco dopo la stagione ciclocross. Allora, c'è da dire che bisogna fare una distinzione tra chi decide di orientarsi su una disciplina e fare le altre in funzione di quella disciplina e chi invece ha degli obiettivi molto grandi in tutte le discipline. Che però questi sono 3-4 persone sì, al mondo. Sì, ecco, diciamo, sì. Un po' particolare. Esatto, la Prevost quando correva in tutte e tre le discipline. Tra l'altro la Prevost ha un record che penso che rimarrà imbattuto per sempre. Sì. Ha vinto 3 campionati del mondo nelle 3 discipline nello stesso anno. Vabbè. Lasciamo perdere. Un altro pianeta. Cindy, dico, a parte questi, a parte i Van Der Poel di turno che puntano alle Olimpiadi cross country, una come te ad esempio invece usa le altre in funzione. Sì, perché avendo scelto come disciplina primaria il ciclocross e facendola intera la stagione, quindi io inizio a metà settembre fino a metà febbraio corro, quindi è una stagione molto lunga. E ho visto che col mio preparatore negli anni ci siamo orientati sul fatto di fare un bello stacco dopo la stagione ciclocross, soprattutto perché la stagione di cross è molto pesante, nel senso che si corre sempre al freddo, al fango, a tutta però a tutta tutto l'anno in realtà, però il cross è veramente pesante e soprattutto mi sono resa conto che negli ultimi anni per performare devi essere al 110 anche di testa, sempre sul pezzo. E la volta che sei al 100% e non al 110 già ti passano in 20 e ti asfaltano, quindi ormai il livello si è alzato tantissimo e per essere così performante ho bisogno di un bello stacco dopo la stagione ciclocross per poi riprendere la preparazione, alternare l'attività mountain bike, l'attività su strada, concentrarmi con le corse da inizio maggio fino a fine luglio più o meno, quindi 3 mesetti di corse e fare un breve stacco per poi iniziare a orientarmi tutto sulla stagione di ciclocross. Quindi se ho capito bene, lo stacco dopo la stagione cross è per recuperare veramente, sì, lo stacco dopo la stagione cross country strada è per recuperare ma più per di super testa. Compensare. Sì, cioè dai, per diciamo poi... sì, un po' più, 10 giorni neanche solitamente di stacco proprio. E lì cosa fai, riposo totale o? Sì, allora dipende dagli anni, quanta grinta arrivo dipende, sì. Ogni tanto magari vado a correre basta 2 volte la settimana e stop quella settimana lì. Però la bici solitamente sì, non la voglio tanto vedere. Giusto. Comunque dopo nei commenti faremo un po' di domande ancora a Rebecca, sono arrivate tante domande via Instagram per te, quindi la conosceremo meglio dopo. Va bene. Per ora scrivete sotto nei commenti cosa pensate della multidisciplina, se la praticate già, ovviamente c'è anche la pista, la BMX, cose di cui non abbiamo parlato ma che fanno parte della multidisciplina. Io ho provato del ciclismo. Entrambe. Tutte e due? Tutte e due. Fantastico. Cioè, non gare però le ho provate entrambe. Fantastico. Sì, perché i miei primi allenatori quando ero esordiente allieva, siccome alla prima gara che sono arrivata a fare mountain bike mi sono fatta passare nella curva interna alla partenza, mi ha detto queste settimane ti porto a fare pista. BMX. Ah, pista. Perché almeno non freni, non ti rifreni, non ti rifreni così la prossima corsa non voglio vedere nessuno che ti passa. E ho fatto sì più tempo, una volta alla settimana andavo a Montichiari e giravo in pista, ovviamente non gare. E invece BMX non mi ricordo più l'anno, potrebbe essere 2014 ma non vorrei dire una c***a. Si può dire c***a? Si bippa. Ok. Dovevo andare a fare le Olimpiadi giovanili a Nanchino. E quindi con la selezione italiana, praticamente per partecipare a queste Olimpiadi, tu devi partecipare in 3 discipline. La prova su strada, la prova in mountain bike e la prova in BMX. Mentre l'altra ragazza, perché si fa in combinata, deve fare la prova su strada, l'XCE Eliminator e la cronometro. Bello, ma sai che non lo sapevo questa cosa? Sì, sì, bella sì. Idea questa cosa. C'è il team sia uomini che donne ovviamente. Sì. E allora noi tutti selezionati abbiamo fatto da aprile fino a luglio più o meno, o anche agosto, e io andavo il martedì a fare BMX a Besnate con una squadra di là e il giovedì facevamo il ritiro con la nazionale a Verona alla pista internazionale che è bellissimo. Bello, sì. E con solo che di partenza, sì, cioè un po' FIFA, un po' FIFA, cioè anche solo imparare a partire dal cancelletto, cioè uno guarda e dice "Ah, vabbè".
quando sei lì, insomma, non è proprio... E mi ricordo che per fare i primi esercizi io mi mettevano insieme ai bambini giovanissimi, ai G1 e G2, e mi passavano sulle orecchie, cioè arrivavamo al primo salto, al primo doppio, io frenavo e loro invece volavano. Tu sei l'esempio vivente della multidisciplina praticamente, sì, hai fatto tutto. Ho provato anche una scatto fisso, una gara a scatto fisso. Posto. Andiamo avanti perché sennò qui mi sento troppo umiliata. Dai. Andiamo al prossimo capitolo. Cycling Inspiration. Dai, un po' di più. Di più. Vai, un pochino, finito. Cycling Inspiration. Sì. Allora, vediamo il terzo posto, vince un paio di calzini con le strisce dell'Italia, Nicolò Ilena, l'avventuriero, quando sei sull'isola d'Elba e puoi sprigionare il tuo grande spirito da cicloturista estremo. Qui è la salvata come compagni da incubo, perché noi abbiamo fatto un video su compagni da incubo, compagni di allenamento da evitare, e il Maranga hanno portato sul letto di un fiume e eravamo in giro così in questa come situazione. Lui. Sì, che non sta facendo cross, è proprio disperato. Proprio, così. Sì, no, sai che mi è capitata anche a me questa avventura, con la mountain bike però. Ho camminato per 4 ore, sì, in mezzo ai sentieri, no, da non rifare, il giorno dopo i piedi... Secondo posto, vince una borraccia Elite Rosa, tema Giro d'Italia, sempre un paio di calzini del tema Italia. Sean 25, la salita è dura ma quando arrivi in cima il panorama è, beh, giudicate voi, che è una bella foto proprio da Inspiration, cioè queste sono le foto che devono ispirare un pochino a uscire in bicicletta ad allenarti. A fare le salite. Panorami col sole, soprattutto in questo periodo che di sole ce n'è poco, fantastico. Vince o vincono la Cycling Inspiration, visto che sono in due, il premio sono 2 t-shirt. Guitor, ultimo chilometro della salita di Campo Imperatore, la strada appena riaperta al traffico. Potevamo mancare l'appuntamento, che qui è fantastico, muri di neve. Eravamo vicini a Campo Imperatore quando abbiamo fatto l'ultra cycling di Alan, posto bellissimo. Non c'era così tanta neve dove eravamo noi, però posto che merita. Poi doppio premio, siete in due, quindi bene. Rullo di tamburi, siamo al Parco Bici. Qui è un momento a cui tengo particolarmente. So che sei molto esigente. Oggi parliamo della bicicletta di Gino 61, che è una Canyon Endurace CFSLX Disc 8.0 del 2017. Sono pieno d'orgoglio perché, oltre ad avere la parallasse perfetta, la pedivella 5311, le valvole, tutto preciso, la bici vola anche. Spettacolo, meglio di così, si è superato. Non ho altro da aggiungere, qui veramente non ho altro da aggiungere, complimenti. Continuate a caricare le vostre foto sull'app di GCN. GCN Italia Tech. Vai, leggiamo il commento. Andrea Borasi ci chiede: ciao ragazzi, non so se sia una domanda già fatta, comunque mi piacerebbe diventare biomeccanico, sono laureato in scienze motorie e in infermieristica, oltre che maestro di sci, quindi requisito base lo ho. Hai qualche corso iter da consigliarmi? Esistono un diploma o un albo ufficiale? Libri di testo utili? E infine, partire da zero e da perfetto sconosciuto ha senso o l'investimento iniziale, software, macchinari, spese del corso è poco sostenibile? Grazie, sarebbe interessante una puntata dove si sviscera l'argomento. Oh, Andrea, intanto complimenti che 2 lauree così, insomma, parti già da un livello molto avvantaggiato. Di solito dico che per fare biomeccanico bisogna essere laureati almeno in scienze motorie o in fisioterapia, tu sei pure infermiere, quindi fantastico, ne vedi tante. Non esistono però albi o diplomi, l'abbiamo detto più volte, è una categoria non riconosciuta, di fatto il peppino salumiere della strada può mettersi a fare biomeccanico e ha gli stessi requisiti di me o te che siamo laureati in scienze motorie, quindi no, non c'è un albo. Libri di testo in lingua inglese ce ne sono tanti, in italiano comincia a esserci qualcosa, comunque sono pochi, quindi come cerchi bike fit o biomeccanica legata al ciclismo li trovi. Piace risponderti un po' in modo più specifico sulla seconda parte. Ha senso partire da zero anche perché tutti partono da zero, ti devi prendere, come per i preparatori, anche i biomeccanici devono prendere 5-10 amatorazzi da distruggere, li devono mettere insieme a fare gli esperimenti. L'amatorazzo sarà poco contento, però, o meglio, ma se sei bravo al primo colpo riesci anche a metterlo in sella bene, però è meglio se fai un po' di errori con le cavie che devi trovarti all'inizio per forza di cose, poi cominci con i tuoi amici provando a metterli in sella bene senza distruggerli e via via, man mano che prendi insomma, esperienza e capacità nel farlo, lo farai sempre meglio. Io vedo che ormai ho messo in sella più di 800-900 persone e continuo a imparare cose nuove man mano che vedo le persone che metto in sella, quindi è una cosa in cui non si finisce mai di imparare perché tutte le persone sono diverse, quindi ti capita sempre il caso un po' particolare. Certo. Come sempre continuate a scrivere le vostre domande con l'hashtag Giorgio risponde, Gisinetta risponde, Anna risponde, Rebecca risponde, magari facciamo rispondere a distanza la prossima volta. I tuoi commenti? Vai, che metto gli occhiali, vedo che te fortunatamente... Sì, ci vedo ancora bene. Vai. Luca Bergamasco ci dice, vai in onda...
ora in onda. Ora in onda. Dai, dai, vai, vai. Va ora in onda il GCN Italia Show, presentato da quello che resta di Alan e Giorgione. Beh, sì, di Alan non è rimasto molto. Non è rimasto più niente, è vero. Decomposto totalmente nell'umido, Alan. No, eravamo abbastanza provati settimana scorsa, abbiamo riacquistato un po' di vigore. Anche Alan, ho visto dalle storie che ha ricominciato anche ad andare in bicicletta, quindi insomma, sta meglio. Ah, si sta riprendendo. Speriamo che domani al giro, che oggi al giro, il giorno di riposo, stia un po' più fresco. Andiamo avanti, Samuele Scodeggio. Ma una miniserie GCN in giro per l'Italia, andando in diverse regioni, se non province, assieme ai fan che vi fanno fare il tour della zona. È un'idea fantastica, anche perché rispecchia appieno la mia idea di turismo enogastronomico in cui andiamo a girare a fare GCN in giro per l'Italia con cucina a quel punto. Diventa Global Cuisine Network e giriamo un po' tutte le cucine. Eh beh, mi invitate anche lì però, se lo fate. Vai col prossimo. Daniele Girardoni. Brambo risponde, quando un tutorial per il Parco Bici Supremo? Allora, prendete la bici di oggi, se la fate anche volare così tutte le volte, guarda, siete menzionati ad onore, non so ancora bene come abbia fatto, l'ho incastrata dentro. Non lo so. Vabbè, comunque sì, tutorial, beh, sono quelle cose lì che dico sempre, alla fine, non state diventare matti. Vai, Michele Cotugno. Ciao, cito Alan. Dopo quello che ho fatto nel weekend, nessuna sfida mi fa paura. Alan, sei pronto per l'Ironman? PS, potreste fare un video con i vostri colleghi di GTN. Sarebbe bello vedervi in sport come corsa o nuoto. Sarebbe bello anche perché io annego, quindi divertentissimo. Ecco, bellissimo. No, so nuotare, anche nell'esame di nuoto scienze motore l'ho passato bene, erano tutti e quattro gli stili, il problema è che affondo, cioè non galleggio, quindi è un mare con la muta nel mare, è un po' meglio, ma... No, l'Ironman no, dai, non proponeteci queste cose. Io ho in mente l'Ironman moderno, che non voglio spoilerare, che prima o poi riusciremo a farlo. Era un'idea bellissima, Covid ha bloccato tutto. Quando riusciremo a fare l'Ironman moderno sarete ancora più felici di vedere un Ironman normale, ve lo assicuro. Matteo Delle Piane. Quali ruote consigliereste per uno che nell'ultimo anno è riuscito a rompere 4 volte tra cerchi e raggi? Complimenti. Sono 93 kg e massimo tocco punte di 1300 watt e sono alla disperata ricerca di un paio di ruote buone per pedalare, ma che non si rompano dopo 3 mesi. Grazie mille, complimenti. Ma allora, dipende tanto come è fatta la ruota. Se prendi ruote a 16 raggi super fini, magari non incrociati ma dritti, si spaccano subito. Ecco, l'incrocio dei raggi fa tanto. Ci sono le ruote, soprattutto anteriori, che hanno un raggio che sale dritto dal mozzo al cerchio e io di quelle ne spacco anche io tantissime, durano poco. Se il raggio è incrociato a milliseconda, ha un po' più di resistenza. Poi ovviamente più raggi ci sono, meno è facile rompere. Le ruote da rubé di una volta avevano 32-36 raggi addirittura, quindi senza arrivare a questi estremi, per una ruota almeno da 24-28 raggi bella solida, magari a profilo alto ti aiuta ancora di più perché il raggio è più corto, quindi più resistente, dovrebbe funzionare. A canale anche un po' largo, magari. Canale largo, quindi esperienza. Ascolta, invece sono arrivati, questi sono i commenti dello show scorso, però essendoci il Maranga hanno selezionati anche pochi. Ho chiesto su Instagram di farti un po' di domande, quindi adesso vado a leggere un po' di domande. Sono curiosa, vediamo. Daniele Pagliaroli, ciao impattati. Rebecca, tra strada, mountain bike e ciclocross, quale disciplina senti più tua? Sicuramente ciclocross perché probabilmente è datato dal fatto che ho avuto risultati un po' migliori, però ecco, negli anni mi sono specializzata più su quella e sì, io dico sempre che il ciclocross lo ami o lo odi, e se riesci a farlo è perché lo ami. Quindi... Sì, perché è una roba abbastanza, sì. Molto impattante fare, sì, cross. Sì, molto. Scrive Jeremy Moyes, molte donne mollano perché vengono pagate poco, cosa ne pensi? Questa cosa hanno aperto un bel capitolo a una corsa su strada un po' di... forse così era la... non mi ricordo che corsa era, la Curne forse, sì, una so corsa che è successo, anno in Belgio, sì, dove c'era una differenza enorme tra un pagamento... Sì, ma è praticamente sempre così, e non ti dico nel fuoristrada, cioè... Sì, ancora peggio. Sì, ancora peggio. Devo dire che si sta combattendo abbastanza anche nel ciclocross, nelle gare internazionali, quando vado a correre in Svizzera, così in Montepremi devo dire che non sono male, ecco. Però sicuramente molte donne arrivate a una certa età sono costrette a fare una scelta, quindi se hanno anche intenzione futura di mettere su famiglia o comunque andare avanti, crearsi un'indipendenza economica, che alla fine a una certa età diventa anche fondamentale, diciamo che sì, attualmente è ancora abbastanza difficile, speriamo che... si è migliorando, ecco, questa situazione. Qualche cosa si muove e speriamo continui così. Sì, sia come premi ma anche come ingaggi, perché quelli sono decisamente inferiori. Anche il limite minimo delle World Tour femminili, che già sono molte meno rispetto alle World Tour maschili, però della strada è più basso. Comunque, cambiamo argomento, poi torniamo a una cosa un po' più divertente. Luca Zattin, che mangi nel cheat day? Cioè il cheat day è il giorno in cui si
In teoria mai, però in realtà ci sono dei giorni in cui si può mangiare quello che si vuole, sì. Si lascia un po' andare. Sì, quindi... io di solito lo lascio la domenica sera dopo la gara, che così mi concedo proprio la pizza solitamente, o un sushi. O sì. Delicata. Sì, vabbè. Non ti sfondi di hamburger, no? No, non particolarmente. Sì, vabbè, poi al sushi non è che si mangia poco, attenzione. Sì, però dai, comunque alla fine pesce e riso, non è che sì. Non è proprio cheat, è un dai, solo un no. Di più del, quindi, del sano. Dai, sì. Va bene, ti tratti bene. Francesco DG, che ruolo ha Davide nei tuoi allenamenti? Davide Martinelli, che è il tuo compagno, sì. Ti aiuta, ti tira il collo? Mi aiuta a tirarmi il collo. Ah, è perfetto. Cioè, praticamente lui fa la moto, io faccio dietro moto tutte le volte che usciamo in bici insieme e parto che sono a tutta, torno che sono a tutta. Fantastico. Cioè, esattamente quello di cui hai bisogno, l'intensità. Non devi neanche fare i lavori, cioè praticamente vengono da soli, devi solo stargli dietro. Sì. Concludiamo con una domanda che mi hanno fatto in 10 praticamente, quindi a questo punto la devo fare. Cosa fai a Capodanno? No, guarda. Cosa vuol dire? No, cioè questa storia mi perseguita, ormai ho gli incubi la notte delle persone che mi chiedono cosa faccio a Capodanno. Niente, un paio d'anni fa o 3 anni fa, Davide ha iniziato a farmi le storie chiedendomi cosa fai a Capodanno, cosa fai... Chiedetegli tutti cosa fa a Capodanno! E praticamente Instagram, cioè è esploso Instagram, esatto, di cosa faccio a Capodanno. Quindi dopo il GC Italia Show, che mediamente viene visto qualche migliaio di persone o decine di migliaia di persone, sappi che no, ogni volta che... No, non fatelo, non fatelo, vi prego, non fatelo. Sondaggio. Settimana scorsa vi abbiamo chiesto: ti piacerebbe provare una gara di ultra cycling? Il 52% ha detto sì, anche se mi fa un po' paura. Il 48%, tra cui mi ritrovo perfettamente, anche no. Mentre lo 0% nessuno ha mai già fatto una gara di ultra cycling. In realtà probabilmente non hanno commentato, non hanno, o meglio, risposto al sondaggio, perché ho visto nei commenti invece che qualcuno l'ha fatto, anche persone che conosco poi direttamente dagli impattati, qualcosa di ultra l'hanno fatto. Questa settimana invece cosa chiediamo? Quante discipline ciclistiche pratichi? Una, due, tre o più di tre? Io avrei messo 4 come massimo, ma dopo che mi hai detto che ho detto più di 3, perché c'è anche chi proprio... Magari c'è qualche suonato che le fa tutte. Rispondete al sondaggio sull'app di GCN. Caption Challenge! Alla grande! La sfida novità della settimana, visto che abbiamo Rebecca. E la settimana scorsa abbiamo proposto la foto di Purito Rodriguez molto 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 perplesso, con in mano un tubetto di qualcosa, e a vincere Iceman, la faccia che fai quando ti scambiano la crema antisfregamento con la pasta di montaggio al carbonio, che notoriamente è al suo interno della sabbia, tipo, quindi non è proprio... Piacevole, non, è non tanto bene. Antisfregamento. Abbiamo recuperato questa foto che, sono io il mio primo anno da prof, riconosco la maglia, con te giovanissima, 2010, ero giovanissimo, no? Anch'io, 2010. Dove hai trovato questa foto? La foto che ero venuta a vedere la gara, ero tua fan e io ti ho chiesto... Ma che mia fan? Avrei fatto la foto con tutti quelli che c'erano lì e ho detto, aspetta, manca questo qui che non so chi è. Guarda, te lo giuro, ho fatto la foto con te e con un altro atleta, ma che l'altro non mi ricordo neanche con chi. Cosa si scopre dopo anni? Ero super fan. Va bene. Sì. Va bene, adesso avete questo compito di commentare questa foto un po' insolita, non esagerate, mi raccomando, fate i bravi. Siate buoni. Però via con la sfida. Siamo arrivati alle conclusioni anche di questo show 124. È stato molto piacevole fare lo show con te, Rebecca. Magari capiterà di nuovo di averti come ospite. Chissà, visto anche il tuo background di più discipline. Cosa si dice alla fine? Vediamo se hai imparato da Maranga. Iscrivetevi al canale. Sì. Mettete like e commentate. E siate buoni. E siate buoni. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Ciao. I tuoi commenti. Bene. Iniziamo la lettura dei commenti. Inizia tu a questo punto. Luca Bergamasco. Aspetta, le facciamo un po' spentine, dai. Una volta dobbiamo rifare qualcosa. Ascolta, ma dico, lo leggo il nome. Carica, vai. Caption Challenge! Oh, alla grande. Ciao Maranga, arrivederci.